Eh, beh che dire, fattori straordinari e positivi del web sicuramente sono due. Il primo è che riusciamo a comunicare ad oggi grazie al web in tutto il mondo con facilità. Il secondo è che il web ci aiuta a comunicare, oltre che con persone fisiche, le nostre idee, la nostra creatività, tante altre cose in modo molto rapido e molto più... Diffuso Nel, ad oggi esistono invece tanti siti, tante testate giornalistiche che ci fanno notare il clamore eh, della falsa tonica che può indossare il sindaco, che può indossare l'avvocato, che può indossare il dottore, che può indossare il prete. Eh, fattore eh, negativo di internet resta sempre il punto che si rischiano delle truffe. A me capita, per esempio, spesso che mi mandano delle email che, se non sbaglio, sono chiamate truffe nigeriane. Eh, truffe africane e truffe nere che non sono altro che quelle truffe dove ti dicono ah io sono orfano orfana di un grosso politico di un grosso imprenditore mio padre e mia madre sono stati uccisi in una guerra civile in Africa in una guerra civile nel sud america eh, in realtà tutto questo non è vero ma il loro scopo qual è ah sono ereditiero dicono sono ereditiera aiutami per favore a riuscire a riavere la mia eredità un povero allocco dice cavolo questa ha un'eredità questo ha un'eredità di 3-4 milioni di dollari di... e mi sta dicendo che il 20-30% se l'aiuto a immettere sul mio conto corrente quei soldi sono miei attenzione però perché quei soldi sono soldi ricettati sono... E quindi di conseguenza poi la polizia postale o altri addetti ai controlli ovviamente andranno a indagare il povero fesso che si è fatti mettere eh, a 500, a 1500 euro per volto, addirittura in un'unica transizione, milioni di dollari o milioni di euro. Come volte volte invece sono hacker stessi, magari che hanno rubato sui conti correnti bancari di qualcuno e li fanno rimbalzare da conto a conto, ne trattiene una percentuale, fino a quando loro hanno la garanzia che possono prendere una, un parziale di quello che hanno rubato sul conto corrente di qualcuno, per poterlo tenere per loro stessi. Questo è sicuramente uno dei fattori più negativi del web perché non è assolutamente positivo eh, questo genere di proposte economiche così allettanti che in realtà hanno dei retroscena assurdi, oppure per esempio c'è la truffa del prete che dice se mi aiuti perché qui ho una rifugiata o un rifugiato che ha tutti questi soldi, come ricompensa ti darò 120.000 euro, però in cambio Devi pagare tu la transizione, tu allocco che stai da questa parte del computer e del monitor, di 120 euro. In realtà, tu paghi una transizione che non è una vera transizione, che è un accredito che fai con FedEx, Western Union o altri sistemi attualmente disponibili online. Se non leggi bene la voce, che fra l'altro molte volte è in lingua inglese, ecco che hai una truffa di 120 euro che ti viene rifilata. Fai una denuncia, ovviamente la polizia postale ne prende atto, ma per 120 euro come per 70 euro 90 euro, ovviamente in Italia, fra l'altro con le franchigie alle stelle non puoi inoltrare una causa internazionale o nazionale, visto che poi magari si scopre che l'IP era di un server in Italia che si è finto all'estero e così via.